Ciao a tutti, bentornati sul canale. Dunque, montiamoci gli altri numeri che ho a disposizione della Ecto One, ovvero dal 38 fino al 47. Andremo avanti tantissimo, ci sono anche degli omaggi. Questa volta abbiamo il cappellino e la comoda power bank piccolina e portatile, per cui non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito a costruire. Dunque, nel numero 38 riceviamo una serie di pulsanti, sono parecchi, e abbiamo dei LED, solo che queste cose le mettiamo da parte, non le utilizzeremo adesso. Invece abbiamo questo piccolo interruttore, per chi di voi non lo sapesse, un interruttore serve solo per dividere un circuito. Vedete che qui ci sono due parti, una e due, premendo questo il circuito si chiude e quindi passa corrente. Dobbiamo andare a montarlo esattamente qui, in questo punto, con una vite EP. Lo montiamo facendo attenzione ovviamente a non stringerlo troppo, perché deve potersi deve essere libero fondamentalmente, e lo mettiamo in questo modo. Poi dai montaggi precedenti recuperiamo questo pedale che andiamo a mettere qui. Vedete che il movimento del pedale va ad azionare questo, scusate non stavate vedendo, va ad azionare questo interruttore. Quindi adesso noi ci andiamo a mettere sopra il pezzo per chiuderlo in questo modo e lo avvitiamo con altre due viti EP. Questo è un numero molto veloce che si conclude rapidamente, ma ci fa completare una parte importante, ovvero il primo meccanismo che azionerà luci e suoni. Allora, una volta messo bene questo, possiamo dare una stretta di nuovo e controllare, quando muoviamo questo pedale, che vada ad azionare bene il pulsante. Abbiamo finito questo numero. Andiamo avanti col numero 39, quindi prendiamo i pezzi, in questo caso questo che è il cassettino del portaoggetti, diciamo, e vediamo se riusciamo ad inserirlo. Si mette nella parte interna andando a far combaciare questi due piedini che sporgono qui fuori in questo modo. Dopodiché ci mettiamo sopra questo pezzo che li blocca e non permette più di alzarli. Quindi ora andiamo a prendere le viti BP, che ora cerco nelle bustine. Mi raccomando, non vi poggiate sul tavolo per avvitare, perché sennò spaccate il pedale del freno. Allora, andiamo a mettere queste viti in posizione subito sulla diagonale, così blocchiamo questo pezzo. Vedete che funziona alla perfezione, cassettino portaoggetti bellissimo. Andiamo con la terza vite che mettiamo qui e poi subito con l'ultima, ovvero la quarta. La mettiamo qua, perfetto. E questa parte l'abbiamo completata. Dopodiché prendiamo questo pezzo e ci mettiamo... Allora, andiamo prima a tirare fuori questi oggettini che vanno a simulare gli strumenti della macchina, quindi radio e cose simili. Allora, andiamo a verificare, uno è L e uno è R. Vediamo un attimino, qui ci va questo qui. Ok, lo poggiamo in questo modo e facciamo entrare i due piedini nei buchini. Qui dobbiamo semplicemente trovare la giusta posizione, ci vorrà un pochetto, però di base uno va così e l'altro va messo di qua, in questo modo. Ok, andiamo avanti. Vi stavo mostrando il pezzo sotto sopra, ma ovviamente questo è il verso corretto, quindi uno va qua e uno va là. Oggettivamente c'è un verso, cioè uno è R, uno è L, ma chi se ne frega, insomma, potete metterlo come vi pare, tanto va bene comunque lo stesso. Dopodiché prendiamo questo pezzo e lo andiamo ad avvitare qui sotto in questo modo. Dobbiamo riuscire a creare un
percorso che poi ci aiuterà a avvitare tutta questa bellissima roba sul cruscotto. Quindi, ricapitolando, prendiamo i due pezzi, li uniamo così e si crea qui il buco per il volante e andiamo per l'asta del volante e andiamo a avvitare con le viti IP. Allora, ne mettiamo una qua e un'altra la mettiamo dall'altro lato. Dopodiché ci resta solo, per completare questo numero, ci rimane di avvitare questa struttura qua sul cruscotto che abbiamo completato, o meglio che stiamo completando, ancora è lunga l'avventura. Prendiamo altre due viti P, facendo sempre attenzione a non premere sul tavolo, se no, ve lo ripeto, si spezza sotto il pedale, e andiamo a poggiare questo pezzo qui. È un pochino scomodo, ok, così adesso poi ve lo mostro meglio, però si può mettere piuttosto facilmente. Ok, andiamo a mettere l'ultima vite e poi ve lo faccio vedere da vicino. Ok, allora questo è quello che dobbiamo ottenere, quindi questo pezzo poggiato qui sopra e avvitato con le viti, e così termina anche questo numero. Andiamo avanti con il numero 40, che ci dà questo altro pezzo del cruscotto. Andiamo a mettere a pressione allora questo primo pezzo qui, ora ve lo mostro da vicino, anzi più che a pressione in realtà è da avvitare. Ora lo andiamo ad avvitare, però li volevo prima mettere entrambi, così vedete bene il verso, perché le istruzioni non sono molto chiare. Li andiamo ad avvitare internamente con le viti EP. Allora le vado a prendere, le metto qui e internamente, reggendo i pezzi entrambi con le mani, li andiamo ad avvitare. Allora, questo è il primo. E poi andiamo a prendere un'altra vite, l'ultima che serve in questo numero, e l'andiamo a mettere qua. Avvitiamo forte in modo tale da non far uscire i pezzi e possiamo passare allo step successivo. Questa levetta la inseriamo qui a pressione, facendo attenzione ad inserirla bene, perché è molto delicata. E poi come ultimo step abbiamo questo pezzettino minuscolo, anche diciamo piuttosto inutile per il fine ultimo del modello, e lo andiamo a mettere qua. Questo ha dei dentini molto delicati che si possono spezzare molto facilmente, quindi io non escludo di spezzarli pure io. Vediamo un attimo se ci riesco a spingerlo in posizione, facendo un po' di attenzione ce la dovrei fare, ma insomma nella peggiore delle ipotesi basterebbe incollarli. Però lo metto così e procediamo con il prossimo numero. Andiamo avanti con il numero 41, iniziamo a montare altri strumenti. Da ora in poi avremo diversi strumentini da montare per la bellezza del nostro cruscotto. Allora, facciamo attenzione, la parte con i pulsantini più piccoli dovrebbe andare verso l'alto. Il problema è, come al solito, capire se riusciamo a trovare i buchini. Ok, qui li ho trovati, perfetto, messi a pressione in questo modo, mentre nella parte di sotto dobbiamo mettere altre parti. Questo è uno con i forellini rivolti sempre verso l'alto, inserito in questo modo. Dopodiché prendiamo il cruscotto, o meglio la parte superiore, e avvitiamo qui questo pezzo, ovviamente rivolgendolo verso di noi. Quindi il perno che sta dietro lo infiliamo qua così, e possiamo avvitare con due viti JP questo pezzo. Ovviamente, vabbè, si è mosso, adesso poi lo rimettiamo. Allora blocchiamo la prima vite e così poi il pezzo si regge da solo, perfetto. Allora questo lo mettiamo così, andiamo a cercare sotto la corrispondenza con i buchi che potrebbero essersi spostati, no,
invece no, quindi perfetto, metto questa e subito dopo, a questo punto mi posso anche poggiare, e così lo strumento è bloccato qui sopra e non si muove. Dopodiché prendiamo questo pezzo e sopra ci andiamo a mettere questo. Vediamo se qui c'è una pellicola da rimuovere. Mi sa di sì, forse è meglio farlo dopo. Vabbè, vediamo dopo se c'è. Allora lo poggio così, li unisco in questo modo e vado a mettere entrambi i pezzi qua. Vedete, facendo così da fuori si va a creare il cruscotto con lo strumento completo. Ci servono due viti a P, eccole qui, me ne prendo una, fondamentale per iniziare. Riposiziono i pezzi in modo corretto e proviamo ad avvitare. Vediamo se la prima entra. Ovviamente quella che ci interessa a noi è sempre la prima vite, sì, è entrata, che regge tutte le parti in posizione. A questo punto sarà più facile mettere la seconda, che andiamo ad avvitare in questo modo e ci dà lo strumento completo. Poi a questo punto prendiamo questo pezzo qui, rivolgendo il buco da questa parte, e andiamo a metterci questo altro strumento che è una radio. Sono tutti strumenti vari che servono per le varie funzionalità. Qui ci servono le viti EP, ne andiamo a prendere due e avvitiamo internamente. Fate attenzione qua, non stringete troppo perché è proprio plastichina super delicata, quindi dobbiamo essere delicatissimi. Mettiamo anche quest'altra vite, poi qui in tutti questi punti dove stiamo lavorando andremo a mettere i vari interruttori, quindi sarà un procedimento un pochino lungo. Allora questa parte la montiamo qua, vedete che si adagia alla perfezione, e con le viti IP, che vediamo ora dove sono, eccole qui, andiamo ad avvitare anche questa sezione, veramente bella, ricca di dettagli e fatta veramente bene. Sono super felice di aver ripreso questo montaggio e che piano piano mi sto rimettendo in pari con tutti gli altri. Allora, qua vediamo benissimo che abbiamo completato la sezione. A questo punto passiamo a mettere gli interruttori. Praticamente iniziamo prendendo questo pezzo di plastica che va a simulare un pulsante, lo infiliamo qua in questo punto in modo tale che all'esterno esca così. Dopodiché prendiamo il pulsante con la lettera F, quindi quello grigio, e poggiandolo qua, adesso non so quanto vedete, vediamo un attimo se riesco a mettere più luce, ecco, così forse va meglio. Poggiamo l'interruttore così e sopra ci andiamo a mettere uno di questi blocchi. Questi blocchi servono per un doppio scopo. Adesso cerco di farvi vedere tutto. Qui serve assolutamente una pinzetta, altrimenti è impossibile da posizionare questo piccolo pezzetto. Dobbiamo prenderlo così e poggiarlo sopra, perché dobbiamo andare ad avvitare questo pezzetto che blocca il pulsante in posizione e renderà chiaramente possibile azionare uno dei funzionamenti richiesti. Allora, vediamo se ci riesco. Ecco, forse a mano è stato ancora più semplice. L'ho poggiato in questo modo e adesso con una vite EP l'andiamo ad avvitare. Allora, vediamo se riesco a prendere la vite. La inserisco qua, poi non abbiate paura, vi mostro da vicino quello che sto facendo. Capisco che è difficile da vedere, e no, la vite purtroppo andava messa prima bene sul cacciavite, quindi devo ricominciare da capo. Purtroppo, vedete, fare le cose un po' alla carlona vuol dire che poi le fai due volte. Vabbè, poco male, tanto non è di certo questo che ci spaventa. Ci mancano esattamente 100 numeri o qualcosa del genere. Vabbè, quindi insomma siamo a cavallo, come si dice. Allora, questo l'ho messo così, lo dobbiamo stringere un po' di più,
il filo non deve ballare, e chiaramente andando ad azionare qui vedete che abbiamo il pulsante funzionante. Dall'altra parte andiamo a mettere l'interruttore con la lettera D e facciamo la stessa cosa. Inseriamo prima il pezzettino che simula il pulsante esterno, poi ci mettiamo la linguettina di plastica che lo tiene fermo e avvitiamo sempre con una vite EP. Allora, tecnicamente mi sta riuscendo meglio a mettere queste linguette a mano invece che con la pinzetta. È un po' strana come cosa, ma vedrete che alla fine ognuno troverà il suo metodo. La cosa sicura al 100% è che serve tantissima pazienza per fare queste cose, quindi non abbiate fretta, perché sennò il risultato è uno solo, casino totale. Allora, verifichiamo, questo funziona, vediamo. Allora, la cosa che dovete fare è che se stringete troppo il pulsante poi non si attiva, quindi dovete trovare la giusta posizione per riuscire a mettere tutto e farlo funzionare. Poi andiamo avanti, qui nel punto più a destra andiamo a mettere l'interruttore verde con la lettera E, e anche qui mettiamo la linguettina e poi avvitiamo. Ah, una cosa che ho dimenticato di dirvi è che dopo che avete messo la vite, gli altri piedini dell'interruttore che non sono usati li potete tranquillamente piegare su se stesso in modo tale da ancorarsi meglio alla plastica. Diciamo che lo potete fare senza problemi. Allora, questo interruttore esce fuori così, quindi qua, quindi non c'è un pulsante esterno che simula, ma è direttamente qui, ok? Poi nel punto centrale andiamo a mettere il cavettino blu, quindi lo mettiamo qua così, mettiamo la linguetta, anche questa piuttosto facilmente, ormai ho trovato il metodo, la avvicino e poi con le mani la sistemo. Con la pinzetta si perde parecchio la sensibilità, quindi diciamo che alla fine è meglio con le mani. Ecco, adesso forse ho parlato troppo presto perché l'ho perso, mi è caduto, ma vabbè, come vedete alla fine si fa lo stesso. Questo è un passaggio purtroppo un pochino noioso e un pochino lento da realizzare, a differenza dei precedenti numeri che abbiamo fatto parecchio in fretta. Invece questo ci richiederà un po' di pazienza, ma insomma, chi fa queste cose la pazienza deve averla necessariamente da vendere, altrimenti è meglio che lasci perdere. Allora, posizionato così, provo ad avvitare, vediamo, perché la vite si è piegata, vediamo se ce la faccio ad entrare. Sì, ok, mettiamo in posizione anche questo, poi vedete come faccio io, vado a piegare i terminali in questo modo e quindi abbiamo anche questo interruttore qui. Poi rimane l'ultimo, che è quello bianco da mettere qua. Quello bianco lo infiliamo in questo modo, mi raccomando non sbagliate o invertite i colori, perché sennò poi quando è il momento di collegare il tutto sul circuito stampato non vi torneranno le funzionalità. Allora, andiamo a prendere l'ultima vite e vediamo di metterla. Andiamo qua, inserisco in posizione, mi è caduta. Ah, ok, vabbè, chi se ne frega, abbiamo detto che serve la pazienza e quindi dobbiamo mantenere la calma senza agitarci, tanto non serve a niente. Poggiamo di nuovo bene questa linguetta così e riproviamo ad avvitare. Allora, vi assicuro che poi quando tutto sarà completato saremo ripagati da luci e suoni fantastici. Allora, avvitiamo qui questo ultimo interruttore e poi andiamo a piegare i terminali in questo modo. E così abbiamo anche questo pulsante qua, ok? Così li abbiamo tutti. Dopodiché,
terminiamo andando a prendere la parte dei LED, questi LED che erano avanzati la volta scorsa, e li infiliamo qui dove c'è il cruscotto. Ovviamente spingete con delicatezza, perché questo è un circuito stampato che se si spezza non funziona. E con questo abbiamo terminato questo numero un pochino noioso. Continuiamo col 42, prendiamo questi due pezzi, li uniamo, mettiamo quello piccolo dentro quello grande, dopodiché ci poggiamo questa base e avvitiamo, anzi no, scusate, prima avvitiamo una vite BP, mettiamo una vite BP dentro così, in questo modo, dopodiché con una vite GP avvitiamo la base su questa struttura, che poi a sua volta va montata sul cruscotto. Allora vediamo, qui sotto ci dovrebbe essere un buco, eccolo qua, quindi andiamo a mettere, anzi facciamo così, se noi inseriamo prima la vite dentro la struttura riusciamo a lavorare meglio, così almeno vediamo dove sta la vite e cominciamo ad invitarla in questo modo. Facciamo la prova, ok, e avvitiamo, perfetto, quindi facciamo questo lavoro. Adesso questo lo lasciamo da parte e dopo lo andiamo a bloccare. Poi prepariamo prima una vite EP che ci serve tra un po'. Vediamo dove sono, eccole qui. Una vite per mettere l'altro pedale, che in questo caso è finto. Allora lo andiamo a mettere esattamente qua e lo avvitiamo così. Questo pedale rispetto all'altro è semplicemente estetico, quindi va messo per pura estetica, anche se vi assicuro che all'interno della macchina sarà poi talmente tutto irraggiungibile che non si vedrà, però noi sappiamo che c'è. A questo punto c'è una cosa molto lunga da fare, c'è questo pezzo sul quale dobbiamo andare a mettere tutti questi micro pezzettini. Sono talmente piccoli che è impossibile da farvelo vedere, quindi li metto io e vi mostro quello finito. Vi assicuro che ho detto tante parolacce per metterlo, ma per fortuna voi non le avete sentite. Allora andiamo avanti e prendiamo questo, il pezzo con il cassettino, e questi strumenti li dobbiamo mettere qui sotto. Ci servono due viti BP, quindi le preparo prima assolutamente, perché non voglio perdere tempo. Se per ipotesi vedete che il vostro strumento non è super stabile, mettetecela un goccino di colla sui pezzettini piccoli che avete messo, in modo tale da evitare di perderli, perché è vero che non servono a niente, però insomma, visto che uno ci mette tanto tempo, sarebbe un peccato poi perderli. Allora questo lo mettiamo qua, come vedete poi sporge di sotto andando a fornire ulteriori dettagli. Poi prendiamo questo pezzo qui e con due viti EP, probabilmente una è più che sufficiente, lo andiamo a mettere qua. Vediamo un attimo, io ne provo a mettere una, ok, poi se un'altra la trovo, vediamo, sì, eccola qui, le mettiamo. Però insomma, questi pezzetti di plastica che non si muovono e non hanno funzionalità, ne basterebbe anche solo una. Allora questo lo mettiamo qua. Adesso dobbiamo unire i due strumenti, le due parti, quella di sopra e quella di sotto. Però prima voglio andare a mettere qui sopra questo pezzo che abbiamo fatto prima. Prendiamo quindi quattro vitine, le mettiamo qua in posizione e avvitiamo questa parte sul cruscotto. Sono tutte cose, diciamo, di bellezza, ovviamente queste parti qui non sono funzionali. Noi avremo i movimenti, avremo le luci, avremo i suoni, le sirene sul tetto, insomma tante cose, però queste qui in realtà non hanno nessuna funzionalità se non di pura estetica. Allora andiamo a mettere qua e qua, sistemiamo questo, perfetto. A questo punto poi un'altra cosa da fare, prendiamo questo altro pezzo qui, vedete, questo pezzo lo mettiamo qua,
anche questo è assolutamente estetico. Andiamo a prendere le altre viti, ok, la mettiamo esattamente qua, una vitina, senza stringere troppo, tanto non serve. Dopodiché andiamo ad unire le due sezioni. Guardate comunque che figata già che sta avvenendo. Allora, questa robina bellissima la andiamo ad unire con le viti LP che troviamo nell'altra bustina. Cerchiamo di mettere subito almeno una e ovviamente facciamo insomma attenzione ai fili. I fili devono rimanere sempre tutti liberi, mi raccomando, se no poi si tranciano e non funziona nulla. Allora iniziamo con la vite centrale che dà stabilità alla struttura, la avvitiamo così, ok, poi diamo uno sguardo esterno per vedere come sta avvenendo il nostro cruscotto. Passiamo a questa vite qua e andiamo a mettere l'ultima laterale qua, ok, questa vite è l'ultima da mettere in questo numero che ci ha portato a questo risultato fantastico. Col 43 andiamo a creare i pannelli laterali, andiamo a mettere i pezzi R con R e L con L, li uniamo momentaneamente così, poi adesso li andiamo ad avvitare con le viti EP. Allora, ce ne servono 4, quindi con il pezzo retto così a mano andiamo intanto a unirli, così creiamo le due paratie laterali e poi le andiamo ad installare. In questo modo già il cruscotto si può reggere in piedi da solo e questo è già una bellissima cosa, perché vedere i risultati è molto gratificante. Allora, mettiamo questa vite qua, così, perfetto. Dopodiché, con il cruscotto rivolto in questo modo, andiamo a vedere come vanno messi. Allora, questo va di qua, quindi lo inseriamo così, quello sinistro L va qua, lo mettiamo così e dobbiamo prendere due viti IP dall'altra busta. E così le possiamo avvitare. Finalmente, dopo questo passaggio, i pedali non avranno più problemi di poggiare su un tavolo, perché chiaramente sono retti adesso dal loro peso stesso. Ok, andiamo a mettere anche l'altro di qua, facciamo questo passaggio così, perfetto. Reggiamo il tutto fino a quando non entra la prima vite. Ok, perfetto, la mettiamo così e questa la mettiamo qua, perfetto, ok, abbiamo terminato anche questo numero. Non ci crederete, ma nel numero 44 che ci dà questo pezzo non c'è da fare un cavolo se non da mettere questo pezzettino qua, lo inseriamo qui e questo altro pezzo che è un altro pedale lo useremo dopo e questo numero è già finito. Nel numero 45 si mettono questi bellissimi tappetini di gomma, ma prima dobbiamo fare un'altra cosa. Allora prendiamo questo pezzo e lo andiamo ad avvitare qua, questo simula un altro strumento, e lo avvitiamo con una vite IP. La prendiamo dalla busta e la andiamo a mettere senza nessun problema. Vedete come stiamo andando spediti? Sono contento perché, diciamo, ci sono dei numeri che ci impiegano 6 anni per essere finiti, tipo quello di prima, e invece altri che oggettivamente sono più veloci. Allora, adesso qui c'è il pedale dell'acceleratore da mettere, ma lo mettiamo dopo aver messo questi adesivi. Allora andiamoli a mettere. Gli adesivi servono ovviamente per reggere in posizione i vari tappetini, li mettiamo più o meno a caso senza essere troppo precisi, perché tanto non serve. Li mettiamo ovviamente all'interno delle guide senza uscire, in questo modo, e uno grosso lo andiamo a mettere
qua, così. L'importante è che non si coprono buchi o parti tecniche, diciamo, no? Quindi in questo caso possiamo andare piuttosto spediti. Ovviamente poi adesso rimuoviamo tutte le l'altro lato, no? Perché questi sono nastri ovviamente biadesivi, quindi facciamo così, rimuoviamo tutto facendo attenzione a rimuovere solo la parte che deve essere rimossa e non tutto, perché questo è un adesivo molto forte, però io non l'ho spinto ancora proprio bene, perché in questa fase si può sempre dover in qualche modo rimetterci le mani, quindi preferisco toglierlo dopo, o meglio spingerlo quando ho messo le plastiche. Facciamo così, leviamo questo, adesso leviamo anche quest'ultimo qua. Perfetto, a questo punto possiamo prendere i nostri tappetini giganti di materiale super top e li andiamo a appoggiare qua. L'importante è lasciare libero, ad esempio, ecco, lo spazio per questo pedale, e ovviamente anche di qua altri spazi per dove ci sono viti, ok? Li mettiamo in maniera piuttosto sommaria, perché tanto non si muoveranno mai più. Dopodiché poggiamo il pedale dell'acceleratore e con una vite a P lo andiamo ad avvitare di sotto. Andiamolo a mettere così, così, avvitiamo. Adesso vediamo come viene. Perfetto, rimane così e non dovrebbe muoversi. Tanto questo non è funzionale, quindi potete metterlo più o meno come vi pare. E anche questo numero è terminato. Nel numero 46 cominciamo a costruire il supporto per un sedile. Allora, mettiamo questo pezzo così, questo altro pezzo sopra così, in questo modo, e poi avvitiamo con diverse viti per ogni punto. Allora, io però in questo caso mi sono perso il cacciavite, eccolo qua. Allora, andiamo a prendere 4 viti per ogni punto. Adesso ne vediamo uno solo, ovviamente gli altri li faccio io, ma insomma vi faccio vedere che è assolutamente semplice da eseguire. È solo ripetitivo, perché si crea quello che poi è la struttura per lo schienale che andremo a montare nel prossimo numero, che è l'ultimo che vedremo in questo video. E molto semplicemente si crea questa struttura. Allora, questo è il primo. Detto ciò, adesso vado a fare gli altri 3. Vedete? Viene esattamente in questo modo. Terminata questa parte, vi mostro che ovviamente si muove in modo tale da poter reclinare lo schienale. Quindi procediamo con l'ultimo numero di questo pacco. Perfetto, ultimo numero ci dà lo schienale che andiamo a riempire con questa parte di plastica, facendo ovviamente uscire tutti i punti vite. Li dobbiamo posizionare tutti bene, uno dopo l'altro, sempre con pazienza, così. E qui ci dobbiamo mettere tante bellissime viti MP che vado a prendere dalla bustina. Allora, io sto provando ad utilizzare il cacciavite elettrico, vediamo se ci riesco. Eventualmente, se vi piace, vi lascio il link in descrizione, perché mi sto bucando le dita a furia di avvitare. Allora, qui c'è da fare questo lavoro su tutte le su tutti i vari punti, ovviamente. Quindi adesso proseguo e poi ovviamente a lavoro finito ve lo mostro, tanto insomma è inutile annoiarvi mentre metto tutte delle viti che sono assolutamente identiche tra loro. Mettiamo questi due pezzi di sotto qui nel pezzo che abbiamo montato prima e lo poggiamo sul tavolo. Qua dobbiamo avvitare e mettere 4 viti AP. Allora, vediamo se riesco. Così diciamo che la vita è molto più semplice, anche se magari si perde un pochino di sensibilità sul fine corsa, ma insomma il nostro cacciavite è sicuramente molto valido, quindi non sforza troppo.
Allora, arrivando a fine corsa, mettendo queste parti, posso poi passare ad unire le due strutture, ovvero qui andiamo a prendere questo divanone e lo andiamo a mettere, scusate, nel verso giusto, ovvero questo. Così, vedete quanto è fico. Andiamo a prendere le viti IP, che sono tante, e a maggior ragione utilizzo il mio cacciavitone. Allora, andiamo ad unire qua. Ma, senza che vi annoio, abbiamo terminato tutto questo pacco perché non c'è altro da fare. Adesso questo divano sarà finito con il numero successivo, sperando che il numero 48 arrivi presto. Dopodiché, diciamo, passiamo alle solite conclusioni finali. E ok, quindi video super produttivo che ci ha fatto andare avanti veramente tanto. Abbiamo montato praticamente gli interni della parte frontale, ovviamente ancora è tutto smontato, io l'ho solo poggiato, quindi abbiamo una parte del divano frontale, una parte degli interni, insomma stiamo andando avanti, abbiamo recuperato, ci siamo allineati, quindi sperando che il numero 48 non tardi molto, ci vedremo molto presto con prossimi video. Quindi per adesso vi chiedo il solito pollice in su e noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!